Ministro Mauro, grazie Mario, è la prima volta che sei qui da noi, ma questa è casa tua, lo dico veramente convinto, in modo schietto, sincero, reale. Perché dico questo? Perché il Ministro della Difesa nel nostro paese veramente ha anche la responsabilità, l'onere, l'onore, la sovrintendenza di tutto quello che sono ovviamente le tematiche riguardanti i corpi militari. Nel caso nostro mi permetto di ricordare quanto sia importante, quanto sia indispensabile questo ruolo per sostenere lo sport italiano. E a questo punto chiedo al Ministro Mauro, in qualità poi tra l'altro di Presidente onorario di ACES Europe, di chiudere questa prima parte della nostra riunione di questa giornata. Io ringrazio il Presidente del CONI e il CONI per la disponibilità e per l'attenzione che ha avuto nei confronti di questa iniziativa e la presenza anche di un pannello che mi preme ricordare in questa sede le ragioni per le quali ho aderito anche dietro al divenire di un progetto che ha un fondamento in quello che è lo sviluppo del progetto di integrazione europea. Sarò molto chiaro e diretto perché non voglio che si pensi che ACES-EU sia semplicemente una dimensione organizzativa senza un scopo chiaro. La verità è che noi da anni, proprio in Commissione Cultura del Parlamento Europeo, io in questo senso ho potuto ricevere un testimone dall'allora parlamentare europeo Giorgio Simini, ci poniamo interrogativo sulla dimensione europea dello sport, vale a dire di una base giuridica che consenta allo sport di essere finanziato dalle istituzioni europee. Perché ci poniamo questo interrogativo? Perché sono i numeri dell'Europa che ci inchiodano a questa riflessione, a questa riflessione. L'Unione Europea è un'aggregazione di Stati, cioè un patto tra Stati e nazioni, che mette insieme grosso modo il 7% della popolazione mondiale. Questo 7% della popolazione mondiale produce il 25% del prodotto interno lordo del mondo e questo stesso complesso istituzionale divora il 50% del welfare che viene distribuito nel mondo. Fatta cioè 100 la spesa in sanità, pensioni, integrazione, promozione sociale, istruzione, 50 vengono spesi dall'Unione Europea. La riflessione che induce questo stato di cose è collegata ad un altro numero che oggi è determinante, l'esplosione per esempio della spesa sanitaria, frutta del fatto anche e peraltro, che vede dati impressionanti: su 530 milioni di abitanti dell'Unione Europea, 75 milioni hanno meno di 25 anni. L'Egitto, che è un paese dell'area sud del Mediterraneo, ha 80 milioni di abitanti e 60 milioni hanno meno di 25 anni. Lo sport, quindi, non è un fenomeno marginale e residuale rispetto non solo alle strategie dell'Unione Europea, ma alla sua stessa sopravvivenza. Perché è quella dimensione, prospettiva sociale, che facendosi carico di tanti bisogni, che sono i bisogni della salute, certo, dell'integrazione, ancora di più oggi, del superamento di problemi collegati alla socializzazione. Ecco, lo sport è un'opportunità, una grande chance, che quel progetto politico che chiamiamo l'Unione Europea se ne faccia carico e quindi non un'affermazione dell'Italia, non una prospettiva residuale, ma un giusto passo avanti che chiediamo di fare le nostre istituzioni, proprio perché sappiamo che le istituzioni sono garanti, non sono padroni della vita dei cittadini.
In questo senso, la dimensione europea dello sport vuol dire anche un'altra cosa. Vuol dire che così come le nostre democrazie, crescendo nell'ultimo dopoguerra, hanno voluto salvaguardare l'indipendenza del mondo dello sport, le nostre democrazie che si fanno istituzioni sovranazionali, l'Unione Europea, devono avere a cuore ugualmente questo aspetto così particolare. Perché? Che cosa accadeva, per esempio, negli anni 30 e 40? Che laddove le istituzioni, cioè le esperienze di governo, cedevano il passo a logiche di regime, si affermava una visione di tutte le attività di integrazione sociale, compresa quella sportiva, che erano di fatto attività di propaganda. Dimensione autentica e indipendente dello sport vuol dire promozione di un'educazione in cui risalta invece il valore della persona, in cui una persona educata a valori certi diventa un fulcro della democrazia e della libertà. Proprio per questo ci abbiamo sempre tenuto negli anni scorsi dentro le istituzioni europee, ne oggi bene interprete il carissimo collega Marco Scurria, capogruppo dei popolari nella Commissione di Cultura del Parlamento Europeo, a far capire che attraverso lo sport passa un di più di convivenza civile, che è la vera prospettiva buona per il nostro futuro. Il terzo elemento per cui ho sempre difeso e voglio che cresca il progetto Agesturo è l'aspetto di sussidiarietà verticale, la possibilità cioè che il grande sforzo che dalle istituzioni centrali romane attraverso i comuni sia leva realmente capace di fare l'interesse dei nostri cittadini, cioè di esprimere una visione delle istituzioni che servono ai cittadini e non si servono dei cittadini. È per questo che abbiamo particolare attenzione a quanto fanno i comuni, ed è per questo che i comuni rappresentano il fulcro del progetto dell'Unione Europea, che è un'unione che oggi si muove mettendo insieme stati e nazioni, ma perché stiano insieme le persone, stiano insieme le comunità, favoriscono cioè la visione comune coloro che sono più vicini alle famiglie e alle imprese. Ed è in questo senso che sono ancora più contento oggi di essere Ministro della Difesa, perché la difesa, al pari del valore che c'è l'esperienza dello sport, è l'esperienza di un uomo educato, educato al bene, che attraverso la gerarchia dei valori della libertà umana mette avanti i propri interessi, gli interessi della comunità. In questo senso io credo che quanto ha saputo illustrare il Presidente Malagò come esperienza così fortemente collegata tra mondo dello sport e mondo della difesa non solo andrà avanti con la consueta passione, ma si arricchirà ulteriormente. Intendiamo come Ministero della Difesa, per esempio, investire con forza nel settore dello sport paralimpico e già nei prossimi giorni annuncerò la nascita di un gruppo interforze della difesa italiana che ha un significato molto profondo, perdonatemi, che va ben al di là di quelli che saranno i risultati che ci prefiggeremo e dei numeri che sapremo coinvolgere. Noi abbiamo affidato da lunghi anni a molti dei nostri militari la difesa di un valore, quella dell'interposizione tra forze di conflitto, che fa dello scopo della difesa italiana la pace. Esattamente come capiterebbe in un vicolo di Napoli, come capita a molti nostri insegnanti, che si mettono di mezzo quando litigano famiglie, quando litigano clan privati, per preservare l'educazione della gioventù. Che cosa fanno i nostri soldati? Si mettono di mezzo. Oggi ci sono 5.600 uomini che si mettono di mezzo nei conflitti per ottenere per tutti i popoli il beneficio della pace e di una convivenza possibile. Quando lo fanno rischiano, e rischiando, così come in un vicolo si rischia una cosa e l'altra, rischiano, molti di loro rimangono feriti, alcuni di loro sacrificano la vita. Noi non vogliamo dimenticare questo sacrificio. E nella vicinanza a chi tornando da un fronte sceglie di continuare a vivere nel pieno della propria dignità e delle
proprie capacità, vogliamo mettere a disposizione il meglio di quello che sanno fare le forze armate, perché quel sogno di libertà, di bellezza, di verità continui per ogni giorno. E sappiamo che avremo a fianco il CONI e il Comitato Olimpico Paralimpico attraverso il suo presidente Fancari per avere in questo senso il massimo di integrazione possibile e il meglio di ciò che possiamo fare a disposizione del destino di una generazione. Vi ringrazio.